Amici di Una TV, come state? State bene? Non so se avete visto la puntata di ieri, quella di mercoledì di Tutto In. Eravamo a Malaga, nel sud della Spagna. Siamo tornati a Malaga per la seconda puntata, perché ieri la nostra guida del Comites, Emanuela, ci ha presentato tanta gente e allora i contenuti sono stati tantissimi, per cui ci richiede, ecco, non lei, ma la nostra televisione, ci richiede naturalmente, ecco, una seconda puntata. Ed eccoci arrivati qui per la seconda puntata. Mi raccomando, restate in nostra compagnia, Tutto In ormai va in onda da 25 anni sulle frequenze di Onda TV, subito dopo la pubblicità. Allora, come ci è andata? Rivediamo di nuovo. Esatto, com'è andata questa notte spagnola? Spero tutto bellissima, bene. Bellissima, guarda, è stata una prima puntata, intanto ho già visto ed è stata fantastica. Tu, beh, insomma, ci hai riempito di amicizie, per cui guarda, è stato fantastico. Beh, allora sei pronto? Oggi ne conosceremo tantissimi altri italiani. Quanti? Centinaia? Centinaia, se vuoi anche centinaia, ma forse è il caso poi di andare a rilassarci un po', no? E goderci la città. Adesso... Intanto vogliamo, per chi non ha visto la prima puntata, ricordare che tu appartieni al Comites. Esatto, appartengo al Comites, sono presidente della Commissione Arte e Cultura Italiana e proprio per questo motivo ci occupiamo di ideare e anche appoggiare tutti quanti gli eventi che hanno a che vedere con l'italianità e che servono proprio come elemento di coesione per noi cittadini italiani che viviamo qui in Spagna, ma anche per avvicinare l'Italia a chi vive qua, per esempio gli spagnoli. Siamo su un carpet rosso, su uno, perché qui, diciamolo, c'è un momento particolare a Malaga. Esatto, sei venuto in uno dei diciamo momenti migliori proprio di Malaga, cioè il momento del Festival del Cinema di Malaga, che è proprio durante questa settimana. Bellissimo, bellissimo, quindi è un momento magico per Malaga. È un momento magico per Malaga, poi come puoi vedere ci accompagna questo bellissimo sole, no? La temperatura è ottima. Ok, andiamo dove? Allora, adesso andiamo proprio in fondo a questa strada, questa qui si chiama Calle Larios, è una delle arterie principali della città, è completamente pedonale e ha una caratteristica, ovvero se guardi bene tutti quanti gli angoli di questi edifici sono di forma semicircolare, rotonde. Esattamente, a differenza diciamo delle altre strade. E questa strada, questa calle, è dedicata a il Marqués de Larios. Il Marqués de Larios era un marchese che ha fatto veramente tanto tanto del bene alla città. Tanto che proprio giù in fondo, non so se adesso riusciamo ad intravederla, c'è proprio questa statua in suo onore e sotto abbiamo la figura di una donna che sta porgendo il bambino proprio per dedicare il figlio, no? Malaga, che dedica il suo proprio figlio al Marqués di Larios. Intanto diciamolo, tu sei stata preziosissima anche dal punto di vista scientifico, perché oggi, stamani, ieri, nella puntata di ieri, beh, sei stata, ecco, ci hai portato all'Anfiteatro Romano. Perché tu sei una specialista. Allora, vi ho portato al Teatro Romano. Allora, io sono una specialista perché praticamente ho lavorato durante tantissimi anni nel settore archeologico, che è la mia passione. E ti dirò di più, io mi considero sempre una persona che ha scavato Malaga, che l'ha ritrovata, perché ho avuto la possibilità di lavorare in scavi archeologici molto importanti qui in centro, tra i quali anche quelli del porto, qui nella, diciamo, nell'aeroporto e in altre varie zone.
Ok, questa è una tua attività prevalente, no? Perché mi pare che tu mi hai detto che lavori in una fabbrica di birra. Allora, Non come birraia, però. Non come maestra birraia, no. È stata la mia attività prevalente durante molti anni, poi dopo questioni di destino forse mi hanno portato a realizzare una ricerca proprio per recuperare la marca di una famosa birra malaghegna che è Cerveza Vittoria e poi per la quale si stava ricostruendo una fabbrica e per la quale poi dopo sono rimasta come coordinatrice proprio dello spazio delle visite e degli eventi. Ah, bellissimo questo, ma sì. Ne fate tanti? Ne facciamo veramente tanti, sì sì. Perché è una birra che è venduta in tutta la Spagna. Allora è venduta in tutta quanta la Spagna, ma è anche lo sponsor della selezione spagnola, perciò di calcio. Di calcio? Sì sì. Ah sì, che bello, puoi dire anche come si chiama se tu vuoi. Cerveza Vittoria, sì, sì, guarda, se laggiù in fondo c'è anche la pubblicità adesso, guarda, perché è pure pubblicità. Lo sponsor del festival. E questa è la statua di cui hai parlato tu poco fa. Esatto, questa qui giù in fondo è la statua di cui abbiamo parlato prima, cioè quella dedicata al Marchese di Larios. Allora Franco, vedi, questa qui è la statua di cui ti parlavo prima, è la statua del Marchese de Larios e sotto c'è proprio questa donna che sta offrendo il figlio in onore a questo personaggio. Senti, bellissima. Vediamo se è arrivato Salvatore. Ah sì, eccolo qua, ciao Salvatore. Ciao Emanuela. Vi lascio allora con Salvatore. Ok, grazie. A dopo. Ciao. Buongiorno. So che tu sei del sud come me. Sì. Di dove? Infatti. Sono della città di Napoli. Di e Napoli. Da quanto tempo qui? Già da 32 anni che sono qui a Malaga. Cioè tu hai vissuto più qui che a Napoli? Sì, sì, perché me ne venni con 22, adesso ho 54, quindi il calcolo è facile. Ma sei italiano? Come ti senti, o spagnolo? Io conservo la mia identità italiana. Difatti mantengo ancora il passaporto italiano, non ho fatto cambio di nazionalità, però è vero che mi trovo così bene a Malaga, in Spagna in generale, che ho una dualità. Cioè, come dice Alejandro Sanz, un cantante molto famoso qui, tengo il corazon partito, il cuore a metà, no? E quindi quando gioca Napoli contro una squadra spagnola che Napoli, forza Napoli. Ma sei sicuro? Sì, 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 sì. Sicurissimo. Sì. Senti, ma perché sei arrivato qui quando eri ragazzino? Fondamentalmente per questioni sentimentali. Conobbi una donna spagnola in vacanza, mi innamorai e lei è la madre delle mie due figlie, di Laura e Cristina, quindi diciamo per motivi sentimentali fondamentalmente. Ma nella famiglia c'è, ecco, l'animo napoletano, italiano, oppure anche loro ormai sono spagnoli? Diciamo che ho cercato di iniettare anche a loro un po' la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra gastronomia, però loro hanno, diciamo così, un'identità un po', forse un po' più spagnola, se vogliamo, sì. Che rapporto hai con gli italiani che vivono a Malaga? Hai un rapporto? Sì, oppure... abbiamo un rapporto che... Diciamo che ci siamo incontrati in determinate circostanze, organizzazioni, anche con la nostra amica Emanuela, con altri amici, tra i quali Savio e altri amici. Abbiamo una relazione, forse non quella che mi piacerebbe avere, però una discreta relazione. Ok, allora possiamo dire che ti sei ormai integrato e che questa è la tua vita? Sì, in linea generale sì. In generale mi sento ben trattato, ben ricevuto da sempre qui in Spagna. Il popolo spagnolo devo dire che è un popolo molto, molto includente, molto ospitalio. Sì. Ok, e la cucina com'è? Mangi napoletano? Anche io già da tanti anni ho acquistato un po' un mix, no? L'impronta predominante certamente è la napoletana. Insomma, capito che sei innamorato della Spagna, dai. Sì, però tu, come puoi vedere, mi piace mangiare, perché sennò gli addominali non crescerebbero.
Ok, grazie di tutto, grazie a voi, benvenuti. Allora, adesso dopo aver conosciuto Salvatore, se volete ci dirigiamo verso il porto. Non so se l'acqua qui è calda. Allora no, l'acqua è sempre, sempre fredda, perlomeno io non sono capace di farmi il bagno nemmeno d'estate, però... Ma perché c'è l'influenza dell'oceano, non credo. C'è l'influenza, sì, perché qui in teoria è il mare Mediterraneo, però si chiama il Mar d'Alboran, che è proprio diciamo come una zona in cui l'acqua è abbastanza ecco, fredda. Vedo delle tribune dappertutto. Eh sì, ma sai perché? Perché tra qualche settimana sarà Semana Santa e qui passeranno un sacco di droni con questi Cristi eccetera, perciò diciamo la città si è uno spettacolo. È uno spettacolo sacro, sì, con impronta religiosa, ma che trasformerà Malaga completamente. Ma non mi dire che si paga per stare qui nelle tribune? Allora, per stare sulle tribune si paga e anche abbastanza, come si dice, fior di quattrini, perché logicamente sono delle posizioni privilegiate dove tu, stando seduto, puoi vedere questo il passaggio delle confraternite. Esattamente, è un passaggio delle confraternite, sono delle processioni dove dietro ci sono questi nazareni che passano. Qui siamo dove? Allora, questa qui è Plaza della Marina, adesso ci dirigiamo da questa parte verso sud proprio per andare a vedere il porto e lì c'è Saverio che ci aspetta, che è un altro italiano che vive qui a Malaga. È vero che c'è anche il faro da qua. Esatto, beh, però sai qui come si chiama? Non si chiama faro, si chiama farola. È l'unico faro, credo, che si dica al femminile. È molto curioso. La farola. La farola, esatto. Allora, Franco, guarda, siamo appena arrivati qui al porto di Malaga, che si chiama il Muelle, il palmerè della sorpresa, come puoi vedere. No, sto vedendo le palme che sono intecche, da noi, sì. Non so se sai, il punteruolo rosso ha distrutto tutto. E niente, adesso ti presento allora Savio, va bene? Ok, grazie. Savio, come va? Bene, grazie, benvenuto. Perché non mi dire che parli più spagnolo che italiano. No, parlo più italiano che spagnolo sicuramente. Da quanto tempo qui? Adesso sono 5 anni. Cinque anni. Perché sei arrivato qui? Beh, per questioni professionali principalmente. Lavoravo per una multinazionale nel settore del dentale e ci fu un'occasione per... Tu sei un medico? No, io sono un odontotecnico, lavoro nel dentale da tanti anni, poi ho fatto un percorso di specializzazione formativa per quanto riguarda il management all'interno delle aziende del settore e da lì, avendo esperienza internazionale, avendo contatti internazionali, sono riuscito ad avere questo trasferimento che era il mio sogno di venire qui a Malaga. Quindi tutta la famiglia? Sì, tutta la famiglia, per fortuna io a metà la mia famiglia è malaghegna perché mia moglie è di Malaga. Ah, c'è un motivo a Fede. Ecco. Non è stato proprio quello lì che ci ha spinto. In ogni caso ha contribuito. Perché lei ha vissuto con me tanti anni in Italia, quindi era innamorata anche lei della mia città, che è Napoli, e della provincia dove io sono nato. E come sono stati? Come sono questi 5 anni? Beh, devo dire che i primi periodi non sono mai facili, soprattutto quando ci si trasferisce ad una certa età con la famiglia, che ha i bambini, è un po' complessa la cosa. Ma comunque, cioè l'integrazione arriva da dopo? L'integrazione arriva dopo, soprattutto perché è importante potersi integrare col mondo lavorativo locale e non è molto facile, perché comunque anche loro hanno bisogno di integrarsi, quindi nel lavoro intendo. E quindi arriviamo noi, siamo anche dei competitor sostanzialmente. Certo, e l'integrazione ormai si è completata, no? Sì, effettivamente dopo 2 anni da quando arrivai, sì, già dopo il secondo anno direi che già totalmente. Ecco, cos'è che manca dell'Italia in questa famiglia? Beh, forse tua moglie no, perché lei è malaghegna, quindi. Sì, però, ma a te cosa manca? Gli affetti principalmente. O il modo di... No, gli affetti, la famiglia sicuramente, gli affetti delle vecchie amicizie, però il modo di vivere sicuramente no. No, si vive meglio qui. Sì, c'è più qualità di vita, sicuramente è più organizzata Malaga e offre effettivamente per chi ha questa capacità di potersi integrare delle opportunità. E la burocrazia com'è? Beh, non è facile, effettivamente esiste una burocrazia. È lenta come la nostra, farraginosa? Beh, sono meridionali, quindi in effetti i tempi si dilatano in base anche alla documentazione che devi tirar fuori, però in sostanza poi dopo, se conosci bene le regole, qui si applicano le regole e quindi alla fine risolvi. E Fideco, se dovessimo dare un giudizio, un voto da 1 a 10... Ah, io gli do un bel 8. Ripeteresti insomma l'avventura? Sì, senza dubbio, sono molto contento. Io al momento devo dire che la città ha risposto alle mie aspettative. Come si mangia?
Ma come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte. Ah, questo sicuro, no? Questo lo posso dire, soprattutto al sud da noi, voglio dire. Ma è vero che il costo della vita è più basso qui dell'Italia? Ma guarda, fino a 5 anni fa quando sono venuto effettivamente avevo trovato una grande differenza. Oggi ci siamo assestati, penso, quasi ai livelli italiani, cioè la differenza è diventata minima, attenzione, molto probabilmente risparmi più sul costo, non so, dell'assicurazione, oppure che non paghi l'autostrada perché qui non si paga fino ad un certo punto. Però la qualità della vita è migliore, quindi conviene spendere. Ti compensa alla fine, ti compensa anche per i figli, io lo dico soprattutto per chi ha figli che devono studiare, qui c'è un... La scuola da di più, è meritocratica. È molto meritocratica. Ah, finalmente. Molto meritocratica e soprattutto è molto dura, qua si studia. Si studia, non che in Italia non si studi, si studia non perché... Non si studia più in Italia. Però qua si studia ed è verificato, sai perché? Perché i test sono solo test, i ragazzi non vengono interrogati, per cui non c'è la possibilità di poter favorire durante la chiacchierata. Se tu fai il test e sbagli... Quello che sono là i risultati. E sbagliato. Contentissimo, insomma. Sì, io al momento sono contento, è un'esperienza di vita importante che comunque mi tiene legato al mio territorio italiano, il quale io lo difenderò chiaramente a spada tratta. Grazie, grazie tanto. Grazie, ciao. Che vediamo su sopra su quel palazzo su bianco, quel palazzo bianco proprio ricorda quella presenza araba di cui parlavamo prima e sono i momenti in cui si è chiamati alla preghiera, no? Ma c'è un minareto lì? No, in questo momento no, quello è diventato un hotel ah, ecco. Molto bello, però c'è questo ricordo, l'edificio è stato conservato, no? È stato rispettato. Era un quartiere che pochi anni fa era veramente malfamato. Addirittura c'erano prostitute in giro, traffico di droga, eccetera. È stato riqualificato. E poi è stato riqualificato e adesso è diventato, logicamente, essendo praticamente il centro, è diventato uno dei quartieri più in voga. C'è questa visione, insomma, dal punto di vista di vivibilità che continua? Sì, sì, sì. C'è sempre. Quindi c'è stata questa... un'amministrazione illuminata allora in questi anni? Esattamente, sono stati molto lungimiranti, diciamo, l'aggiuntamento, come ti dicevo ieri, no? Il comune praticamente è stato lungimirante e ha capito dove dover investire, no? I soldi e perciò, ecco, trasformare un po' la città di Malaga. Tanto che questo quartiere adesso è diventato un po' anche il quartiere dell'arte, ci sono vari teatri, tra i quali ce n'è uno proprio di Antonio Banderas che lui ha comprato e che sta utilizzando per realizzare vari spettacoli. E ti dico, gallerie d'arte, insomma, è un quartiere di questi moderni e giovani. Thank you.
Siamo con il presidente della Dante Alighieri qui a Malaga, ma di Dante Alighieri ce ne sono parecchie qui in Spagna, no? Sì, Franco, ce ne sono tante. Sono 11 comitati distribuiti sul territorio nazionale. Bisogna considerare anche, per esempio, le Canarie, bisogna considerare anche le isole Baleari. Diciamo che la distribuzione sul territorio è una distribuzione molto ampia, diciamo che in questo momento la Dante Alighieri ha un proprio comitato in ciascuna delle comunità autonome che compongono, diciamo, il territorio del nazionale. Che valenza ha la Dante Alighieri qui a Malaga? Ma a Malaga noi siamo, in un certo senso, mi piace pensare a questa Dante Alighieri come un elemento catalizzatore della cultura italiana. In che senso? Noi raccogliamo, diciamo, tutte le iniziative che ci provengono dall'Italia, ma anche possiamo anche, diciamo, elaborare iniziative nostre a livello locale per distribuirle, diciamo, nella comunità non solo italiana ma anche nella comunità spagnola, che, come sai, è molto attenta e a cui piace anche tanto la cultura italiana. Infatti so che la collega della Dante Alighieri, che avete appena intervistato, Giulia, vi ha parlato, no, di un'iniziativa molto importante giunta quest'anno 2023 alla sesta edizione. Ha la stessa valenza di una volta, quando non c'era internet, non c'erano, ecco, questi mezzi online? Ma adesso, Franco, ti posso dire che è tutto più facile. Guarda, l'esperienza della pandemia a noi come Comitato Dante Alighieri di Malaga ci ha insegnato tantissimo. Questo è un comitato che, nonostante tutto, è rimasto aperto. Abbiamo continuato a svolgere la nostra attività, che principalmente è l'attività didattica, diciamo relazionata con l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, ma abbiamo capito, grazie purtroppo grazie al Covid, abbiamo capito dell'enorme possibilità che avevamo di poter utilizzare i canali, le reti sociali per poter arrivare, prima cosa per continuare a svolgere quello che era il nostro lavoro principale, ma soprattutto per arrivare a degli ambiti e della geografia globale che non conoscevamo. Infatti abbiamo avuto degli studenti che si collegavano puntualmente tutte le mattine dal Venezuela. Questa per noi è stata una grandissima dimostrazione. Quindi è cambiata completamente la gestione. È cambiata mentre prima bisognava incontrarsi, quindi organizzare, compagnia bella. No, è cambiato. Siamo diventati veramente cittadini del mondo in tutti i sensi. Ok, allora parliamo della Dante Alighieri invece in relazione con, ecco, le istituzioni italiane, perché non c'è l'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, mi pare di sì, no? Come no? Sì, un istituto molto, anche molto attivo, dobbiamo dire. In Spagna, devo essere chiaro, in Spagna ci sono due istituti italiani di cultura. Uno fa riferimento, diciamo, alla zona occidentale della Spagna, un'altra alla zona orientale, come se la Spagna fosse divisa a metà. Infatti c'è un istituto italiano di cultura a Madrid e un altro istituto italiano di cultura a Barcellona. E la Spagna è grande, comunità diciamo economica è grande, dobbiamo cercare di occupare tutto il territorio nazionale. Grazie a questi due istituti siamo in grado di poter arrivare a tutte queste antenne periferiche. Noi stiamo parlando della Dante Alighieri, ma non ci dimentichiamo anche delle università. Ogni comunità autonoma, ogni comunità spagnola ha una propria università, ma in Andalusia per esempio siamo 9 università, quindi immagina il grande lavoro che c'è. Questo non è il tuo mestiere, naturalmente. Quale? Quello del presidente? No, diciamo di no. Io sono docente di lingua e cultura italiana presso l'Università di Malaga da 20 anni. Io sono arrivato più o meno inizi 2000-2001. Diciamo che la presidenza della Dante Alighieri per me è un titolo onorifico, è un titolo che svolgo e che faccio, diciamo che porto a termine con grandissime soddisfazioni personali ma anche professionali, dove chiaramente si cercano un po' di unire, no? I vari canali. Tu prima stavi parlando dei canali diplomatici e le rappresentanze diplomatiche sul territorio spagnolo. Beh, posso essere sinceramente orgoglioso, ti posso dire che qui a Malaga in modo particolare abbiamo un ottimo rapporto sia con l'ambasciata sia con gli istituti italiani. Quindi tu vivi qui, questa è la tua patria. Io vivo ormai, sì, a metà tra l'Italia e la Spagna. Chiaramente, diciamo, il cuore e la mente mi riporta sempre costantemente all'Italia, che è dove praticamente abbiamo anche una parte della nostra famiglia attualmente. Sento che però professionalmente io sono di Arezzo, sì, famiglia di origini locane. Però sento un pizzico di siciliano, chissà perché. Questo siciliano, hai fatto bene, mi piace tanto questa domanda, molto bella. Guarda, io sono un camilleriano, faccio parte, diciamo, di un gruppo di ricercatori misti. Perché dico misti? Perché diciamo
ricercatori che provengono un po' da tutte le parti del mondo. Abbiamo lavorato tantissimo sull'opera di Andrea Camilleri, grande autore che ancora, nonostante sono passati 4 anni dalla morte, continua ancora a portare nella mente e nel cuore, un po' come tutta la terra della Sicilia. E io mi sono occupato in modo particolare della traduzione dell'opera di Andrea Camilleri in lingua spagnola, che come sai la lingua spagnola non dobbiamo solo prendere come punto di riferimento la Spagna in quanto penisola iberica, c'è tutto Latino America che chiaramente, diciamo, svolge un ruolo molto importante. Quindi sì, è vero, ho una parte, un posticino del mio cuore riservato anche per la Sicilia. Senti, che differenza c'è fra la fiction e i libri di Camilleri? Ma guarda, io di recente ho scritto un articolo proprio su questo argomento, proprio sulla trasposizione cinematografica dalla letteratura al celluloide. Guarda, ti posso dire che se Andrea Camilleri era già grande come autore, ce l'ha dimostrato, no? Ce l'ha dimostrato, è ancora più grande grazie alla fiction televisiva, dove ti posso dire che tutti hanno notato, tutti hanno visto il grande lavoro Sironi, il povero Sironi che anche lui ci ha lasciato poco tempo dopo la morte di Andrea Camilleri, ha fatto in quelle fiction televisive delle opere d'arte, no? E trasportando praticamente il meglio di quello che Andrea Camilleri ha posto sulla pagina scritta, diciamo sullo schermo. Totalmente positiva, io credo, perché che di solito non avviene mai, ecco. Ma in questo caso non posso dire no, assolutamente, in questo caso sono più che soddisfatto, te lo dico da spettatore e lo dico anche da ricercatore, più soddisfatto del lavoro che è stato fatto, perché se uno poteva avere, diciamo, un'idea di quello che Andrea Camilleri raccontava, nella fiction televisiva l'abbiamo potuta vedere. Poi la scelta dei personaggi. Ma come fa un ricercatore che non è siciliano a capire il dialetto siciliano di Camilleri? Nelle mie vene c'è sangue meridionale, la mia famiglia è di origini lucane. In casa mia, dico, si è parlato sempre dialetto, si è mangiato sempre pane dialetto, abbiamo sempre avuto questo ibrido, che poi nel fondo è anche quello che fa Andrea Camilleri, e questo contatto diretto con quel mondo che, insomma, non ci apparteneva, perché io ho studiato anche in Toscana, ho vissuto in Toscana fino a poco tempo fa. E ci sono delle attitudini positive che abbiamo, pensavo forse addirittura potrebbe esserci un'attitudine che abbiamo proprio nel nostro DNA, no? Lo abbiamo dentro, no? E poi leggendo, Franco, perché la cultura letteraria in modo particolare è anche bella per questo, leggendo si impara, no? Non solo viaggiando. A Malaga, quindi come si vive qui? Ma senti, guarda, sono 20 anni che io vivo qua, forse diciamo che un motivo ci sarà. Allora, a parte sono sposato con una ragazza spagnola, una figlia malaghegna, quindi una almeriense, la città di Almeria, quindi ecco, professionalmente sono molto presente, chiaramente la mia attività la svolgo in Spagna, a Malaga ormai da diverso tempo, poi chiaramente anche sentimentalmente sono legato chiaramente a questa terra. Malaga, cosa ti devo dire? Si vive bene, Malaga è una città molto aperta, una città multiculturale, una città multirazziale, una città dove veramente si può vivere, per esempio come stai vedendo in questo momento, intorno a noi ci sono tante persone che passano, oggi è tra l'altro una bellissima giornata, è una città dove ti senti libero, no? Dove ti senti libero e dove veramente sei in grado di poter vivere come vuoi, perché nessuno ti obbliga a seguire, no? Dei modelli e degli stili di vita. Diciamo che questa forse è un po' la caratteristica della Spagna. Caro professore, nella prima puntata abbiamo parlato un po' con Emanuela, che conosci bene. Come no? Ecco, della cultura. E abbiamo detto che con la cultura ora finalmente si mangia. Sì. Perché prima in Sicilia Camilleri con la cultura non si mangiava. Certo. Per dire che non si prestava attenzione alla cultura. Ora invece è proprio così. Sì.
ma per i giovani spagnoli e italiani è proprio così? No, non tanto. Prima cosa ne approfitto per salutare la consigliere Cozzoni, perché in quanto rappresentante sul territorio locale posso dire che da un po' di tempo abbiamo cominciato veramente a lavorare con la rappresentanza degli italiani, in questo caso in Spagna, e poi lei dopo si occupa anche tra l'altro di cultura, quindi da questo punto di vista siamo molto, molto uniti, è una squadra che sta funzionando bene. E quindi ti ringrazio per avermi permesso la possibilità di salutarla. E no, le difficoltà purtroppo ci sono. Sì, è vero che di cultura si può vivere, è vero che di cultura si può mangiare, però non dimentichiamoci che comunque le difficoltà economiche ci sono. Diciamo che oggi come oggi noi abbiamo la fortuna di avere delle rappresentanze diplomatiche sul territorio spagnolo che sono veramente molto attive e posso dire anche generose, no? Fin dove chiaramente possono chiaramente arrivare. Però ecco, non direi che la cultura oggi, se da una parte è veramente libera perché ti permette di poter esprimere liberamente, diciamo, un ideale, no? Ecco, mi rifaccio di nuovo alle attività che organizziamo a Malaga, il Festival del Cinema, Laboratorio di Lettura in Italiano, dall'altra c'è da dire veramente che spesso si fa fatica a riuscire a trovare dei fondi, no? Per poter organizzare degli eventi culturali. Ripeto, siamo fortunati perché comunque le istituzioni diplomatiche rispondono. Dobbiamo essere molto attivi, dobbiamo essere veramente dei veri agenti per poter procacciare quel poco, quel minimo, perché la cultura si fa anche con poco, di finanziamenti per poter chiaramente organizzare degli eventi, insomma, che ci permettono di poter far veramente conoscere quella che è la nostra cultura, in questo caso italiana. Grazie, saluto la Sicilia. E alla prossima, sarò a vostra disposizione, vi aspettiamo tutti a Malaga, questo è chiaro. Grazie. Grazie. Di Antonio Banderas. Quindi questo è il teatro di Banderas? Esatto, questo è il teatro che ha riabilitato Antonio Banderas e che adesso si sta usando per tutte quante le attività. Quindi lo gestisce una società per conto suo? Sì, esatto, ma spesso e volentieri c'è anche Banderas con vari spettacoli diciamo proprio sul palcoscenico. E qui già siamo dentro il Soho, come ti ho detto, vedi che carino, no? Ci sono tutti questi Soho? Soho. Non Soho. So, è che qui in spagnolo la H si pronuncia come una J, Soho, sai, questa reminiscenza araba, perciò. E qui c'è la dispensa italiana, questo posticino che come vedrai è molto molto carino, vendono anche prodotti italiani e dove si mangia molto bene. La dispensa è un locale italiano qui a Malaga e abbiamo un palermitano e una milanese. Buongiorno! Buongiorno! Perché siete arrivati qui? Siamo arrivati qui? In realtà un po' per caso, nel senso che noi stavamo in Spagna, stavamo a Siviglia già da un paio d'anni e poi per un'opportunità di lavoro del mio compagno siamo venuti qua. Scusate, ma perché siete arrivati a Siviglia allora? Perché avete lasciato l'Italia? Allora, per quanto mi riguarda, io già sono fuori dall'Italia da un bel po' di anni, perché arrivavo dall'Inghilterra. Ero partita come tanti italiani per imparare l'inglese. È un'esterofila. E poi abbiamo incontrato lui. Noi ci siamo incontrati in Inghilterra, quindi io poi ho seguito lei a Siviglia. E lì io facevo i cannoli siciliani in casa e li vendevo per strada. Ma vero? E da lì poi abbiamo contattato l'azienda che vendeva la ricotta e mi ha offerto un lavoro qui a Malaga.
siamo venuti a Malaga e insieme poi abbiamo aperto questo. Quindi Galeotto è stato il cannolo. Sì, si può dire di sì, perché tutto è iniziato dal cannolo. Sì. Noi stavamo appunto a Siviglia e lui mi ha raggiunto sapendo praticamente niente di spagnolo e non aveva neanche tante opportunità lavorative, quindi da buon palermitano ha detto: io a Siviglia cosa faccio? È partito quindi con una valigia piena di cannoli e di ricotta di pecora, e ha detto: io mi metto a fare i cannoli a Siviglia. Io, insomma, ero un po' scettica, devo dire, sulla cosa. Ho detto: boh, il cannolo sì, è buono, però alla fine non è che... comunque, vabbè, l'ho seguito, abbiamo fatto dei volantini, abbiamo tappezzato un po' Siviglia con il cannolo siciliano, dove si poteva trovare, abbiamo fatto una pagina di Facebook dei cannoli siciliani Siviglia, e tutto, diciamo che poi è nato da lì. Il telefono ha iniziato a squillare, noi da casa preparavamo i cannoli, prima per singoli persone che... Ma siete chiamavano... arrivati a un numero stratosferico, quante ne facevate al giorno? Allora sì, no, alla fine ne facciamo tanti, perché poi siamo arrivati a servire anche i ristoranti. Poi dal cannolo siamo passati anche all'arancina, sì. Quindi facevamo anche l'arancina, e quindi tutto un po'... insomma, vi siete industrializzati. Sì. E quando siete arrivati qui a Malaga? Dopo un annetto più o meno, sì, che facevamo... Ma se gli affari andavano bene lì con i cannoli, perché avete lasciato Siviglia? Perché comunque diciamo che è tutto nato sulla scia del cannolo. A Fabrizio è stato offerto un lavoro di distribuzione dei prodotti italiani, però la base era qui nella Malaga, Costa del Sol. Diciamo che Malaga è un po' più internazionale, si muove un po' di più in tutti i sensi, e quindi c'è stato un momento che abbiamo dovuto scegliere. Comunque l'opportunità era molto buona, e quindi abbiamo detto: ok, ci trasferiamo a Malaga. Arrivati qua, comunque abbiamo visto che, nonostante una grande base di italiani, non c'era una delicatesse, non c'era nessuno che offriva prodotti italiani, e avendo l'opportunità di accedere ai prodotti attraverso la sua distribuzione, abbiamo detto: ok, perché non apriamo noi? Quindi così è stato. E quindi possiamo dire che è stato un successo, perché ho visto un pienone io qua. Sì, sì, siamo contenti. I prodotti che noi abbiamo sono dei prodotti di materia prima, di prima qualità, cose che anche in Italia troviamo da Italy, troviamo alla Rinascente Gourmet, quindi non sono proprio il prodotto, diciamo, base, ci sono anche cose un po' più ricercate. E con questo la formula è che noi prepariamo al mezzogiorno i piatti con gli ingredienti che abbiamo qui in negozio. E la gente si rende conto che la qualità costa? Diciamo che stanno imparando. Sì. Stanno perché imparando. Non è facile. No, assolutamente. Perché qui parliamo di qualità, parliamo di genuinità, parliamo di cose italiane che arrivano. Sì. Noi 5 anni fa abbiamo iniziato a Natale portando il panettone fiasconato a Malaga. Castelbuono. I primi a portare il panettone fiasconato a Malaga. E possiamo dire che abbiamo lanciato la moda del panettone a Malaga. Che bella la storia che mi avete raccontato. Quindi Galeotto è stato il cannolo. Ora il futuro dov'è? Sempre qui? Il futuro a Malaga, sì, per il momento sicuramente a Malaga. Ma è una città. Il futuro è il la futuro piccolina, è qui, sì. È una città che ci piace, che in realtà, come dicevo, ci siamo capitati per caso, ma che ci ha accolto molto bene sin da subito con questo progetto, che alla fine è stato un po' un lancio, un salto nel vuoto, se vogliamo. Ecco, ma il personale, cucinate tutti in famiglia? Cuciniamo, allora sono io principalmente, però... il negozio è dietro ai fornelli, e poi abbiamo un team che è composto di persone italiane, spagnole, un po' internazionale. Però non è detto che la dispensa italiana nasce solo
solo come negozio. Prima non eravamo così grandi, prima eravamo un negozio che eravamo qui a 50 metri, che era solo di tienda, che era solo negozio alimentari, quindi lavoravamo un po' con lei, un po' con io. Da lì abbiamo visto che la gente sempre ci chiedeva di più piatti, e dopo quindi... 2 anni abbiamo avuto l'opportunità di prendere questo locale. L'avete comprato? No, magari. No, siamo in affitto. I prezzi sono cari? Sono molto cari, sì. Ah, sì? Sì, perché questa è una zona molto buona di Malaga. Mi hanno detto che è stata riqualificata in maniera prima non era. Sì, è una zona che noi, quando siamo arrivati 5 anni fa, già si vedeva che era una zona in crescita, però in questi 5 anni veramente abbiamo visto un cambio enorme qui. Tutti i ristoranti che si vedono qua attorno, la maggior parte non c'erano. Ok, ma i cannoli ormai non li fate più in quella quantità? Insomma, ci difendiamo. Abbiamo aggiunto altri dolci, ovviamente il tiramisù, che non può mancare perché è uno dei dolci più tipici italiani, no? Però i cannoli si difendono bene. Ma lei è la pasticcera o la cuoca? Non vengo da un background di cucina. È stato lui a insegnare? No, in realtà la passione. sul campo già a casa. Mentre lei era cuoco? Ma io neanche, io sono andato in Inghilterra come tutti gli italiani ad aiutare a pelare patate. Vabbè, hai fatto la tua gavetta. Sì, ho fatto la mia gavetta, poi anche a Siviglia ho cominciato a cucinare per dei ristoranti spagnoli. Quindi? Mi piace. Autodidatta. Io ho sempre giocato a calcio, quindi... Ah, sì? Però diciamo che la cucina che facciamo qui è una cucina casalinga, la gente la apprezza per quello, è una cucina che uno fa veramente in casa della mamma, della nonna, si fanno le lasagne fresche tutti i giorni. Cioè li fate voi le lasagne fresche? Sì, sì. Oh, ancora lavorate? Tutti i giorni diversi. Ho capito, il futuro è sempre qui e ci ingrandiremo o restiamo così? Per il momento diciamo così, però con sempre un occhio a comunque all'opportunità che grazie a lei. Seduti al ristorante alla dispensa, abbiamo incocciato un amico di Emanuela e tante avventure insieme al Comites. Italo-argentino. Sì, buongiorno a tutti italiani, sì, italo-argentino. Perché italo-argentino? Siamo stati... Perché sono un italiano, uno dei tantissimi nati all'estero. Ah, quindi nato in Argentina da figli italiani. I miei genitori erano di Calabria, di Nicotria, è vicino a Sicilia. Sì, come no. E sì. Quindi quando siamo arrivati invece qui? E siamo arrivati con la mia famiglia a Malaga 33 anni fa. Ah, quindi siamo stati più a Malaga che in Argentina. Certo, certo. Nel 1989. Quindi intanto il tuo nome qual è? Andrea. Qui, in Italia Andrea, io mi chiamo Andrés. Il cognome Montesanto come il quartiere di Napoli. Sono Andrea Montesanto. Più italiano non può essere. Andreas, visto che tu sei arrivato qui tanti ma tanti anni fa, ci vuoi raccontare com'è cambiata questa Malaga negli anni? Sì. Io voglio raccontare che sono arrivato con mia famiglia, mia moglie e 5 figli. Tutti argentini, italo-argentini, era altra Malaga, era un po' più poveretta, no? Ma io mi sono trovato qui di meglio che in Argentina, qui la gente
mi ha ricevuto spettacolarmente. Tanto ringraziamento a questa città che ho fatto un monumento agli immigranti che ho donato, ho regalato alla perché? Città. Perché? Che lavoro facevi tu? Io sono medico, ma fa 20 anni fa che faccio lo scultore. Ah sì, per passione allora. Per passione. E 3 anni fa faccio lo scrittore. Sì. Anche? Anche, per passione. Bellissimo. Tutto per passione. Quindi mi diceva Emanuela che questa città è cambiata tanto negli ultimi anni. Sì, sì, sì. È più pulita, è sistemata meglio. Sì, sì. È turistica. Sì, fa l'alcalde, come si chiama? Il sindaco. Il sindaco fa 30 anni che ci è qui, già è un dinosaurio. No, ha fatto che questa città si chiami oggi la città dei musei. Bellissimo. Musei. Andreas, ma perché invece di venire a Malaga non sei tornato in Italia? Bella pregunta. Quando io ho ricevuto il passaporto italiano nel consolato di Argentina, nessuno mi ha domandato che voleva fare, nessuno. Me l'hanno dato così. Ah. Ci sei rimasto male? Sì, perché non mi hanno domandato se parlava l'italiano, se voleva imparare l'italiano a mio figlio. No, c'era quell'anno, 1988, moltissime tensioni nei consolati, sono pieni di gente, molto lavoro. E arriviamo qui per la lingua. La lingua, e io avevo vissuto qui in Spagna 7 mesi quando ero giovane. E mi piaceva moltissimo questo paese. Senti, visto che tu sei stato medico, no? Sì. Dottore, com'è il servizio sanitario qui? Molto buono. Buono. Perché in Italia dicono che in Italia sia ottimo, buono, cioè il livello dei medici italiani. Qui è buono anche. Sì, sì, sì. Sì. Ed è garantito a tutti il servizio sanitario. A tutti, la tensione è molto buona, c'è qualità, no? Ok, qual è il rapporto? Ancora ne hai rapporto con gli italiani qui o solamente con gli spagnoli? Con l'Emanuela. L'Emanuela. È sufficiente, sufficiente. Quella è l'Italia. Sei tornato? No, no, vamo bene. Io qui ho fondato l'associazione dei residenti italo-argentini della Costa del Sole e io fui eletto consigliere del Comites di Madrid, 10 anni sono consigliere di Madrid. Voleva mettere insieme a tutti gli italo-argentini con le italiane del peninsulare, no? Insieme nella stessa famiglia. In quegli anni c'erano molti di più gli italiani di America che gli italiani della penisola, ma non ci sei riuscito. Molto complicato. Hai nipotini? Sì, 13. 13? 13, tutti spagnoli. Tutti spagnoli. Ma in Calabria chi hai? Ah, in Calabria ho una cugina che è tutto l'amore della famiglia. Possiamo anche salutarla. Come Angiolina, si Angiolina Montesanto. Anne Cotra, Angiolina Montesanto. È bellissima. Ora faranno il ponte, l'hai saputo? Il governo ieri ha deciso di ritornare nuovamente il progetto del ponte e se ne parla da 100 anni, ma questo ponte... Sì, il ponte... Può darsi che questo sogno si avvera fra la Calabria, congiungeremo la Calabria con la Sicilia. Sì. Ma io sono andato in Calabria, ma il ferri, il vapore, non è lontano. No, è vicino. Mancano tante cose, infatti chi non vuole il ponte, ecco, dice prima facciamo tante altre cose che mancano e poi facciamo il ponte. Sì.
Buona fortuna, Andreas. Tantissima grazie. Grazie, grazie, grazie. Fortuna a lei. Ti è piaciuto allora il cannolo siciliano che hai trovato? È squisito, sembrava di essere a Piana degli Albanesi. Oh. Penso poi è una città dove il cannolo è super. Senti, adesso ti va di bere un po'? Facciamo sì. Un bicchierino di vino dolce, che è il vino caratteristico di Malaga? Sì? Sarebbe come il passito. Esatto, sarebbe come il passito. Ma perché, dico, c'è il vino dolce di Malaga? Beh, perché Malaga praticamente ha dietro qui a nord proprio i monti, dove il vino dolce si fa in maniera squisita. E questa qui è l'antica Casa de Guardia, cioè praticamente una delle taverne più antiche della città. Quasi 200 anni. Esatto, quasi 200 anni, dove i marinai che venivano dal mare giungevano di notte per bere, e questa si chiama di guardia perché praticamente era sempre aperta. Allora guarda, poi un'altra caratteristica è così tanto famosa qui a Malaga che addirittura da questa scritta che hanno fatto loro si sono copiate tutte quante le scritte delle vie di Malaga. Guarda, vedi, Calle Pastor pure sta scritto con la C in rosso e la P in rosso, come questa della Casa di Guardia. Che bella questa cosa. Esatto. Dai, andiamo a bere. Andiamo a bere, dai. Ma qui si beve sempre? Allora, qui si beve sempre, a Malaga si beve sempre, sì, effettivamente beviamo sempre. E queste sono tutte quante queste le botti con i vini tipici del posto. E se guardi, c'è una curiosità, vedi adesso tutti quanti coloro che stanno prendendo un bicchierino, poi dopo hanno il conto scritto col gessetto sul bancone. Oh. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra esperienza malaghegna. Siamo arrivati qui a Plaza de la Merced e io ormai ti saluto perché sono arrivati José, che è il mio compagno, e Sofia, la mia bimba. C'è anche Maria, che ha 4 mesi. E niente, spero che tu abbia passato una piacevole giornata qui a Malaga e spero Scusa, di vederti presto. Ma posso presto. Fare qualche domanda? Beh, io credo di sì, no? Compagno. Certo. Ciao, ciao, ciao. Come va? Come va? Ciao, tutto bene? Tutto bene. Ma com'è questo mix Italia Spagna? Ma io parlo in spagnolo, sì. Parla spagnolo. Si posso? Scusa, ma io ho capito l'italiano, ma non parlo bene. Primero como amigos y luego, primero como compañeros de trabajo, luego como amigos y por último como pareja. O sea, que algo muy natural y muy largo en el tiempo. Ho capito che prima eri come compagno, esatto, di lavoro. Sì. Ho capito. Sì. E ora, senta, scusa, ma la cucina a casa è spagnola o è italiana? Può essere spagnola o italiana, ma la faccio io. Cucini tu? Sì, mi piace tanto. Come? Hai beccato bene tu, eh? Sì, ho beccato bene. Lui cucina, io proprio non sono molto esperta nei fornelli, no. E allora io vi lascio e speriamo di rivederci presto. Grazie a tutta la famigliola. Buongiorno, Sofia. Ok, ciao ciao a tutti.
Abbiamo chiuso la seconda puntata dedicata a Malaga. Pensate un po', sono col nostro amico Pablo, sì, Pablo Picasso, perché lui, Pablo, abitava proprio di fronte, vedete, in quel palazzo giallo che c'è alle mie spalle, e quindi è un onore per me chiudere qua. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Tutto In, la seconda dedicata a Malaga. Ringrazio tanto la nostra amica Emanuela del Comites di Madrid, ma ecco, lei vive qui e quindi lavora qui, diciamo che è una sezione staccata del Comites qui a Malaga, e quindi oltre a lei tutti gli italiani che sono venuti a trovarmi e che hanno scambiato le loro, ecco, esperienze con noi di Onda TV. Siamo arrivati alla conclusione, quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Noi andiamo in onda, lo sapete, ogni mercoledì e giovedì alle ore 21:15, replichiamo il giorno dopo alle ore 10:45 e 14:45. Eh sì, canale 75 del digitale terrestre. Mi raccomando, state sempre con noi anche sui nostri social. Ne abbiamo uno che gira a milioni, che è Bella Sicilia. Da Malaga vi saluta Franco Verdighizzi, al prossimo appuntamento. Ancora grazie.